Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, primo volo test con il Beta FPV 85X 4K, il mini drone che ho portato sul canale qualche giorno fa come unboxing, come prima impressione, perché è il mini drone che mi ha regalato mia moglie a Natale, facendomi una sorpresa pazzesca. È un drone che avevo, come avevo detto nel video dell'unboxing, avevo salvato nella mia lista dei desideri di Amazon e mia moglie, spiandola, me l'ha regalato a mia insaputa. Quindi oggi primo test, primo volo qua in un campo, giusto per prendere le misure, per capire come si comporta, come vola, perché comunque è un drone piccolo, pesa 80 grammi, 88 grammi senza le batterie, quindi veramente super leggero, ma con questa fotocamera pazzesca, con tutte le regolazioni possibili e immaginabili attraverso l'app, come avevo fatto vedere nel video in cui l'avevo presentato, perché con la sua app dedicata questo drone va in modalità wifi, comunica con l'app che andiamo a installare nel cellulare, possiamo regolare qualsiasi cosa della fotocamera, dalla risoluzione 4K a 30 fps, addirittura 2,7K a 60 fps e via dicendo. Poi si può regolare il bianco, l'esposizione, veramente di tutto di più, la stabilizzazione se vogliamo attivarla o meno, la stabilizzazione elettronica, e in più ha un filtro qua davanti ND8 già incluso nella confezione, che dovrebbe andare ad eliminare l'effetto yellow. Quindi ragazzi, un drone che dal punto di vista del divertimento e anche della qualità video, tanta tanta roba, anche perché tutta la registrazione va sulla micro SD, quindi supera anche da questo punto di vista, perché nella nostra micro SD avremo il file registrato di questo mini drone. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, decolliamo qua in questo campo. Non è una location pazzesca, ve lo dico subito, ma è solo per capire come si comporta questo mini drone e già iniziare a vedere la qualità video di questa fotocamera. Quindi adesso ragazzi, non perdiamo altro tempo, ma decolliamo con questo Beta FPV 85X 4K. Ok ragazzi, il mini drone è tornato sano e salvo. Ho beccato due volte due piante, nel video dovreste averlo visto, perché ho lasciato le immagini in cui ho fiondato le due piante, prima una poi un'altra, però calcolando che ho usato quattro batterie, questo mini drone devo dire che è tanta tanta
tanta roba, è divertentissimo anche a livello di resistenza perché ho fiondato le due piante. Una non andavo forte perché ci stavo girando intorno, quindi non stavo andando molto forte, ma una l'ho fiondata proprio a tuono perché volevo passare in mezzo tra le due piante, ma ho sbagliato proprio la misura e ho fiondato uno dei rami, quindi l'ho fiondato proprio a manetta e il drone è completamente intatto, non ha subito il minimo danno, a parte se è sporcato di erba perché quando è atterrato ha frullato un po' d'erba, però per il resto super resistente. Adesso sono curioso anch'io di vedere le immagini perché ovviamente voi le state guardando, o meglio le avete viste, io le vedrò di conseguenza a questo video. Dal punto di vista del volo, questo ve lo posso dire già adesso, il drone tanta tanta roba, facilissimo da pilotare, veloce, performante, le batterie durano pochissimo, ve lo dico subito, siamo intorno ai 4-5 minuti. Se si va in un posto come questo, cioè un campo dove l'acceleratore praticamente è sempre a manetta, perché essendo un mini drone, qua si può spingere e lui va a manetta in spazi come questo, quindi le batterie vanno giù veramente a velocità della luce, quindi siamo intorno ai 4 minuti circa di batterie in posti così. Ovviamente poi se si usa in una location più piccolina, più mista, in cui l'acceleratore viene dosato di più, sicuramente durano di più, ma qua dove l'acceleratore è sempre giù a tavoletta perché comunque è un campo bello grande per un drone di queste dimensioni, i tempi sono quelli. Però il divertimento, ragazzi, è pazzesco. Anche il segnale video, ritorno video, l'ho impostato a 200 milliwatt, ma si può aumentare. Io l'ho messo a 200 milliwatt e il segnale video, devo dire, sempre perfetto. Ovviamente non sono andato a distanze assurde, anzi, non è, però il segnale video davvero mi ha entusiasmato perché comunque con questa sua antennina microscopica il ritorno video è pazzesco. Poi comunque si può arrivare, mi sembra, fino a 800 milliwatt se non sbaglio nelle impostazioni. Io l'ho messo a 200 per avere un compromesso. E cosa dire, ragazzi? Per il resto uno spettacolo, non so cosa dirvi di più, è uno spettacolo. Se anche dal punto di vista video rimane uno spettacolo, tantissima, tantissima roba. Quindi ragazzi, se questo video, o meglio questo primo volo, questo primo test, le prime impressioni di volo di questo Beta FPV 85X 4K vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao!